Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, caro Beppe Marconi, ti ho chiamato Marconi. Marconi, siamo, è più nobile addirittura. È più famoso, dai, su. È più famoso, senti qua. Allora, poi in tutte le città dove vai, tutti sì, i paesi, c'è via G. Marconi. C'è anche via Giotto, sai, per questo. Una volta un amico mio mi disse: scusa, ma perché ti ci vogliono in nessun posto? Perché in tutte le città dove si va, via Marconi, via Marconi. Vabbè, si potrebbe anche chiedere qui, eh. Allora, se parliamo di queste saghe, è importante. Delle saghe, perché è tornato con noi Mago il Trombaio, animatore della sagra di Cuscello. Allora, quali sono le ultime novità? Perché abbiamo letto di uno sciopero addirittura che vorrebbero fare questo, il comitato, come si chiama, insomma, delle saghe. Sì. Le ultime novità sono queste: si deve incontrare ora su il capo di tutte le nostre sagre, Flavio Sisi, per parlare con questi capobanda per risolvere. Banda sarebbe il comune. Con il comune, per risolvere questa grande cosa che stanno facendo, perché a due mesi dalla festa che noi facciamo, la festa del Ruscello, ancora tutto in alto mare, ma in alto mare è il discorso della pizza, del costoliccio e dei salcicci. Io torno sempre a dire: come si fa a fare una sagra se noi non si può dare in alternativa? Chi è che non mangia l'occio? Qualcosa mia che mangi, o dagli due salcicci, o dagli due stecche di costoliccio, o dagli una fetta di rigatino, è il meno che si può fare. Se no, a questo punto conviene non aprire, ma per non aprire bisognava che tutto questo lo dicessero all'ottobre. Allora noi non si seminava il grano, non ci si metteva in forza per poter realizzare questa festa. Ma ora, a questo punto qui, mi dovete dire cosa noi dobbiamo fare. Loro bisogna, perché per quest'anno che facciano come hanno fatto anno, e un altro anno, c'è il regolamento, è questo, e noi a Ruscello la festa non si fa. Però perché voi festeggiate 25 anni questo, noi quest'anno si faceva il 25esimo anno. A me mi stanno telefonando da tutte le parti, fa conto d'Italia, mi dicono: ma chi è quest'anno, quando è la data che parte la festa, ma chi c'è, ma la mietitura, ma la battito, no, quest'anno la festa non si fa. Come non si fa? Non ce la fanno fare, perché a queste condizioni qui noi si è anche deciso di non aprire per niente. Ma te i contratti li fatti con la gente, come fai? Ma a parte i contratti, ma noi l'OCI non nasco mica dalla sera per la mattina. L'OCI a febbraio mi ha messo lì sotto e fa conto che a momenti sono da tirargli il collo. E che ne fa quello di l'OCI? Le butta in ciana, le butta. A noto. Io, ma quando è che bisogna tirargli il collo? No, quando è che bisogna tirargli il collo? Ma tirargli il collo verso gli ultimi i primi di luglio mi ha tirargli il collo. Ci siamo. Che dico, questo qui che fa l'OCI? Li butta in ciana a mollo, li da pesci. Ma fate una bella sagra vegana che va di moda, no? Una sagra? Vegana che va di moda. Ah, sì, la sagra è questa qui. Aspetta, da una parte la sagra vegana. Ma ho visto che adesso, quest'anno a Vision Maggio, sì, rifà la festa della Rosa, che avevano smesso a farla. È come un decivitella, è due passi da lì, quindi. Sì, è due passi da Ruscello, te puoi andare là, io ci sono stato, ho mangiato la pizza, ho mangiato la trippa, ho mangiato quello che volevo mangiare. Ma se non c'era quella roba lì, io non ci andavo mica. Pensa che a fare per i comuni limitrofi, che sono liberi. Poi io, ascolta. Oltre che noi si fa rivedere vecchie tradizioni che stanno scomparendo, ma noi si fa anche beneficenza. Noi in 24 anni di beneficenza, se un altro, oltre il miliardo delle vecchie lire in beneficenza, e tre ambulanze stanno viaggiando per Arezzo. Ora si cercava di farne un'altra, la quarta ambulanza, vuol dire che la quarta ambulanza la farà il sindaco, gli impresterò la mimiccia, col baroccio gli farà fare l'ambulanza. Ragazzi, io... Potrebbe una soluzione. Potrebbe essere una soluzione. Io ieri sono stato a Anghiari, che c'è il mercato di Anghiari, no? Da 25 aprile al 1 maggio, e ho visto le vecchie ambulanze, perché c'è la sede della vecchia Misericordia, erano carretti, se riandrà con carretti, che si deve fare? Secondo loro, qual è il menù che andrebbe bene? Ma il menù che andrebbe bene, loro, perché loro, secondo loro, direbbe che questa sarebbe una ristorazione con tutta questa roba. Ma questo è sempre nato. Io ho 61 anni, che mi ricordo le prime feste che sono nate 45 anni fa, e c'è sempre stato questa cosa. Sono sempre andato avanti. Ma è inutile che i ristoranti dicono: ma noi se c'è la sagra non si lavora. Ma non è vero. A Ruscello lavorano di più.
per Caruscello c'è due ristoranti, va bene? Quando c'è la sagra, che vedono la gente che lì c'è la coda, lo sai che fanno? Dice, ma no, dice, allora se va a mangiare al ristorante senza fare il nome, se va a mangiare al ristorante pure dopo si torna a ballare qui alla festa, ma loro che cercano? Ma poi io vorrei vedere quello che i ristoratori guadagneranno in più se non si fa le sagre, ma quello che perdono in contropartita gli altri che forniscono tutte le sagre. Quello che vende l'oci che fa? Li dà al ristoratore, ma il ristoratore non le può il cuocere l'oci. Le bistecche a chi le dà? Quello che ci fornisce il pane, quello che ci fornisce l'acqua, quello che ci fornisce la carne. Ma qui ieri c'è un business differente, loro non si rendono mica conto di tutto quello che succede. Ma io in fondo e in fine, sembrerebbe che ci avessi in introita a fare questa festa. Io ci perdo le salute e ci perdo anche le tasche. Però mi piace farla e è per me una soddisfazione. Però arrivati a questi punti qui ti fanno cadere il pan di mano. Ma perché si sono incaponiti, te che conosci quelle stanze? Cosa succede? Per quanto riguarda, cioè, è stata un'associazione che sempre un po' negli ultimi anni spinto per questa cosa, però era poco ascoltata, nonostante avesse una maggioranza al comune. Oggi con una maggioranza di un altro colore, oddio, no, di un altro modo, colore non ci sono più, e l'altra associazione ha aperto bocca, e quando apre l'altra associazione è legge Marconi. Dello Stato, per cui di fatto è partita subito immediatamente questa cosa. Marconi, ma se ci fosse stata una festa del PD come l'avrebbe messa? Ognuno l'avrebbe fatta fare? Io dico di no. Per cui non ci sono i Carezzo, non c'è più le feste del PD, la festa della amicizia. Se fossero state quelle che facevo, le chiudivano. Ma no, chiudivano. Oh. Ma è fantastico, no, se vogliamo dire, ma quando vediamo anche queste manifestazioni in centro, quella non è ristorazione, che danno il cibo per strada, ma, cose così. Ma il mercato internazionale, ma quante ce n'è da ridere? Non è ristorazione. Fabio, ma si deve a pensare che quest'anno si fa una giostra in più del Saraceno, ma io non ho contro di loro niente, sì, sì. Ma quante scene propiziatorie fanno? Ma quelle scene c'è il custodiccio, c'è Salciso, loro le possono fare. Noi no. Gli hanno tirato il collo. Noi, allora si deve essere una legge uguale. Ma io quello che non mi sta bene, perché è una legge a livello comunale e non è a livello regionale? Perché a 2 chilometri da Ruscello possono fare tutto quello che fanno? Perché sono del comune di Civitella, Val di Siena. Perché quello lo possono fare? E noi non si decidono i comuni, quindi. È logico. No, è una cosa ridicola. Se non cambia le cose, voi smettete l'anno prossimo. No, noi se non anzi, noi si è detto tutto le 16, il gruppo che le feste sono 16, Carezzo. Noi si è formato un comitato di queste feste. Noi si è detto che se non ci fanno fare queste feste, non si parte neanche. E come si fa a fare la festa? Dopo gliene spiegherà il nostro amico Ghinelli per quale motivo, quando la gente dice: ma perché non la fate più la festa? Telefonata al sindaco, lo dirà lui perché si fa la festa. L'ha votato? Eh? Ora voglio sapere. Ma io ti posso dire anche un'altra cosa, che quando c'era la giunta Lucherini, che era di destra, le feste si facevano, sono sempre fatte. Perché ora a questo punto che non si fanno? C'è qualcosa che non quadra. Vabbè dai, speriamo che risolva. È veramente un autogol, sarà un autogol terribile per questa giunta, per l'amministrazione e per la città se non verrà fatto tutto questo, perché senza volontariato, ripetiamolo, in questa città non si ma fa. Ma noi a noi a Ruscello, lo sai quanti gruppi di volontariato viene a aiutarci? L'associazione ragazzi, la misericordia, la Croce Rossa, sono tutta questa gente che noi non vogliamo la beneficenza. Ma se questa gente non vengono alla sua compagnia bella che non si fa la festa, loro la beneficenza la pigliano. Anche quest'anno si è donato 48.000 euro in beneficenza. Una cosa, lo sai che ti rimprovero. 48.000 euro che tutta Arezzo lo sa. Chi lo dice ai sassi della strada. Ma lo sai che ti rimprovero. Che mi rimprovino. Che fai troppo catering al di fuori della festa. Che vuol dire troppo catering? Che fai troppi pranzi, troppe cerimonie al di fuori della festa. Io non faccio niente, perché quando la gente vuol fare una cena del cinghiale, noi ci dà lo stand, dice ci date i soldi della luce. E allora, che catering faccio io? Io non faccio catering di niente. Io faccio il trombaio, abito tubi. Non faccio il catering. Viva il trombaio. Ci vediamo domani. Fa quello e basta, peraltro non lo fa più. Questo non lo possiamo sapere. A domani. No, è una cosa ridicola, dai.